Ciao Voglio. Allora, un video breve ma conciso. Non bisogna parlare tanto per dire qualcosa, perché chi parla tanto non dice niente, chi parla poco dice qualcosa, chi resta in silenzio dice tutto. Allora, il video è centrato sugli inganni. Riguardo cosa? Semplicemente, se noi riusciamo a stanare gli inganni che il sistema diabolico mette in atto, riusciremo anche a superare gli inganni all'abbandono del nostro corpo. Se qui sei ricolmo di spirito, Spirito Santo, chiamiamolo così, al passaggio è lo Spirito Santo che ti conduce a casa. Come sei intoccabile su questo piano, lo sarai nel piano successivo. Quindi è importante, è fondamentale che non bisogna fare, dire, comportarsi secondo quello che il sistema propone, impone più che altro. Usiamo i termini giusti. Se stani gli inganni su questo piano, al passaggio, non sarai ingannato. Previo percorso interiore. Senza un percorso interiore non c'è possibilità di salvezza. La salvezza è non essere ingannati. Il senso è come non si è ingannati in questo piano, così non si è ingannati al passaggio. Io quello che credo fermamente, sapete cos'è? È che il regno del Padre, quello spirituale, è vuoto. È vuoto. Sapete perché? Perché la luce suprema, è suddivisa nella sua creazione, nelle sue creature. Quindi siamo noi che possiamo apportare che cosa? La luce a far risplendere il regno spirituale, siamo sempre noi. Quindi il regno di luce, il regno spirituale è vuoto, o se non è vuoto, è pullula di pochissime anime in spirito. È chiaro? Perché? Perché la maggior parte segue i dettami di questo mondo. E Yeshua che cosa disse? Cosa disse Yeshua? Chi nasce dalla carne è carne. Ritorna alla carne, ritorna alla carne. Ve lo dico ancora una volta, ritorna alla carne. Che cosa significa? Che non ha svolto il suo compito divino di riconoscersi nel Creatore, di riconoscersi che è un pezzetto di Dio. Invece, quando dalla carne nasce lo spirito torna allo spirito. Lo capite questo? Sì o no? Queste parole dicono tutto. Chi nasce dalla carne torna alla carne. Chi nasce in spirito torna allo spirito. Quindi quando Yeshua diceva nel Vangelo di Tommaso, quando lo spirito nasce dalla carne è la meraviglia delle meraviglie. È la materia che si riconosce nel... C'è un cagnolino? Eccolo qua. È la materia che si riconosce nello spirito. È un qualcosa di meraviglioso. Quindi è lo spirito che deve sovrastare la materia.
e non viceversa. La materia ci serve e ai nostri servigi. Vi posso raffigurare per farlo fissare nelle vostre menti come un sigillo, la raffigurazione dell'Arcangelo Michele con la spada e al piede sulla testa della bestia. E la testa della bestia non è nient'altro che l'ego. Quindi, se noi riusciamo a stanare gli inganni su questo piano, passeremo anche il piano successivo senza essere ingannati. Perché qui, se noi staniamo gli inganni, è perché dentro di noi sta operando lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo per i cristiani, per la corrente cattolica, il pneuma per gli gnostici, l'atma per i buddisti, ora non so se atma o anche un altro termine, ma per farvi capire che in ogni religione, corrente più che altro, perché le religioni servono per dividere, in ogni corrente spirituale, il filo è sempre quello. Gli inganni qui, se riesci a scovarli, è perché è lo Spirito Santo che ti guida, il pneuma, ilici, psichici, pneumatici. È chiaro? E il regno di luce è vacante, vuoto, perché la moltitudine delle anime sono ancora qui e devono ripetere: chi nasce dalla carne torna alla carne, chi nasce in spirito, soprattutto dalla carne, torna allo spirito, ed è la meraviglia delle meraviglie. Fate voi una vostra analisi, fratelli e sorelle, come state spendendo la vostra vita? In che modo? Come la state consumando? Focalizzandovi su cosa? Valorizzando cosa? Apprezzando cosa? Fate una vostra analisi, non è difficile. Tenetevela per voi, non dovete confidarvi, pubblicarla o urlarla al pubblico, ma che sia di esame, di anamnesi per voi stessi. Dico: ma che sto combinando? I giorni passano inesorabilmente, vanno avanti, il tempo va avanti e non torna più indietro, e non si può più recuperare quel tempo che si è perso. E più andiamo avanti e più il tempo si stringe. Ragazzi, quando uno arriva a 50 anni, a 50 anni ormai sei arrivato, non hai più tempo. Quanti anni ancora credi o pensi di vivere? Perché non utilizzi ogni giorno come se fosse l'ultimo? Perché non lo fai? Qual è il tuo scopo? Qual è la tua priorità in questa esistenza? Di interessarsi a cosa? Ho detto che è un video breve, non c'è bisogno più che vada avanti. Chi sta negli inganni su questo piano supera anche gli inganni al passaggio, quindi all'abbandono del corpo fisico. Fondamentalmente frequenza chiama frequenza. La tua frequenza di appartenenza su questo piano andrà direttamente alla frequenza di appartenenza, alla dimensione di appartenenza, per poi proseguire. Perché non possiamo sapere con precisione cosa ci sia dopo, ma chi è in un percorso lo sa che c'è oltre questa vita la vera vita. Ciao a tutti, buona riflessione, alla prossima.